Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in via Oberdan e torniamo per così dire sul luogo del delitto. Vi avevamo segnalato la situazione degli alberi che praticamente non venivano potati e di fatto arrivavano in casa delle persone. Bene, l'amministrazione comunale in seguito a queste sollecitazioni è intervenuta, ma molto parzialmente, diciamo all'acqua di rose, perché alcuni alberi sono stati potati, poi a un certo punto l'iniziativa, l'opera si è misteriosamente, mica tanto, interrotta e quindi vedete alcuni alberi sono stati potati, fino a un certo punto è avvenuta la potatura, poi ci si è fermati. Pare che praticamente non vi fossero i mezzi per poter operare la potatura ad una certa altezza, in pratica non c'era, certi alberi, certi rami erano troppo alti e quindi lì i mezzi a disposizione non arrivavano per tagliare appunto. Insomma, detto alla tarantina maniera, l'amministrazione comunale cosa ha fatto? Ha seguito il proverbio a do arrivo e chiantu zippero, è arrivata lì e lì si è fermata. Quindi alcuni alberi praticamente non sono stati potati perché erano di media bassa altezza, quelli più alti ovviamente non sono stati presi in considerazione perché mancavano i mezzi, con una situazione, con un aggravio che se questi alberi non potati dovessero dare problemi, se dovesse cadere, spezzarsi qualche ramo e cadere addosso a qualcuno come sistematicamente purtroppo sta accadendo, vediamo tanti alberi che all'improvviso, i cui rami all'improvviso si abbattono, chi risponde, signor sindaco? Ma Taranto cos'è, un abito di Arlecchino, che un tratto si pota e l'altro non si pota? Così si amministra la città? Meditate cittadini, meditate. Da via Oberdan è tutto.